Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo è il terzo appuntamento del laboratorio dal basso promosso da Puglia Quindi con altre realtà insomma, del nostro territorio pugliese. Il laboratorio dal basso ha come titolo Green Business, alimenta l'impresa, proprio perché noi giovani che abbiamo proposto questo laboratorio abbiamo delle idee di impresa verde per dare un'opportunità ai giovani e per uscire da questa economia classica. Sono delle alternative sulle quali vogliamo confrontarci con voi che ci seguite e con i docenti che abbiamo invitato in questo percorso che si concluderà alla fine di gennaio. Siamo molto contenti di avere con noi oggi uno dei massimi esperti al mondo di spirulina, Robert Erickson. Questo è il primo appuntamento di tre appuntamenti, oggi, domani e dopodomani, in cui affronteremo la tematica della spirulina. Apulia Quindi è una delle realtà che ha proposto questo laboratorio e ha messo su il primo impianto pilota di allevamento di spirulina in Puglia. Per questo siamo molto felici che Robert Erickson abbia accettato il nostro invito. Vi auguro buon lavoro, sarà una lezione molto aperta, quindi se ci sono delle domande, delle proposte, possiamo confrontarci con appunto Robert Erickson. Grazie e buon lavoro. Okay. Thank you. So I have one question for you. Yeah. How else can we advance the slides other than hit that button? Does he have a clicker that I can advance the slides? Avete un laser? Un laser pointer? No? No. Perché? Io no. She's asking. Not a laser pointer, but a slide advancer. Oppure quello che fa andare avanti le diapositive? No, con il mouse. Ma lui siccome deve stare in piedi. Vabbè, lei è andata a vedere se ne recupera uno. Sì, deve avvicinare. Yeah, we know that, but that means I have to tell you to advance every time. Okay. I mean, because I'm going to stand up here. Okay. Yeah. So. Okay. Mi chiederà di andare a rifarlo io. Vabbè. Okay. Okay, let's try. Maybe she's... No, no. Neanche okay. Qualcosa che fa andare avanti le diapositive, un telecomando che... They might have, you never know. Yeah. You can use the mouse. Yes, but lui deve andare, si deve alzare. So let's put this on play. Okay. Presentazione. Yeah. Well, I don't know how to use the mouse. All right. So maybe I could advance it with a mouse. Is there a way? No, way to advance with a mouse? No. We'll try everything. Niente? No. Okay, I can help you. I will manage to translate. Okay, let's see. All right. I guess I can stand over here. Well, hello. I'm Robert Henriksen. And happy to be here today. So you got a great introduction. Thank you very much. And I'm going to start talking about spirulina business, also talking about my personal journey because the two are connected. Salve, io sono Robert Erickson, sono molto contento di essere qui con voi oggi, vorrei ringraziare Puglia Quindi per avermi invitato qui e oggi incomincerò a parlare un po' dell'idea di creare business sfruttando la spirulina e quindi parlerò anche un po' della mia esperienza personale in questo settore. So I started about 35 years ago. When I was in my 20s and had the same questions many of you might have, which is, well, what can I do to contribute to the world?
Ho incominciato 35 anni fa, quando avevo 20 anni all'incirca, e io avevo le stesse domande che sicuramente voi avrete per quanto riguarda cosa fare con la spirulina. Well, maybe I can do this. So, I learned about blue-green algae through a friend, and this is what I learned. Quindi è un amico che mi ha parlato di questa alga verde azzurra. So, it's the world's oldest life form, 3.5 billion years old. Quindi è una forma di vita originale che ha circa 3,5 miliardi di anni. And the blue-green algae created oxygen in our atmosphere so all higher life could evolve. Quindi l'alga crea l'ossigeno nella nostra atmosfera e quindi in questo modo può generare ulteriore vita. So in fact algae are 2/3 of the world's biomass and help regulate the planetary biosphere. E quindi le alghe rappresentano i 2/3 della biomassa mondiale e quindi hanno aiutato a regolare la nostra biosfera sin dall'inizio della loro scoperta. So spirulina, blue-green algae, is our immortal ancestor. We come from it. E so it's calling us to return to the origins of life. E quindi la spirulina, si può dire che questa alga verde azzurra è il nostro avo immortale, perché adesso ci chiama a ritornare agli origini della vita. So at that time spirulina was very new, because 50 years ago scientists rediscovered that the microalgae spirulina was harvested and eaten by traditional peoples. E quindi quei 50 anni fa, quando si è scoperto la spirulina, gli scienziati erano nuovi a questo argomento e quindi hanno incominciato a riscoprire questa, che la spirulina di queste microalghe era coltivata e mangiata dalla gente comune. So here, in the 1500s in Mexico, the Spanish who chronicled coming to Mexico chronicled that the Indians were pulling out green cheese from the lakes around Mexico City. They didn't know what it was. Quindi qui nel 1500 sono arrivati in Messico gli Aztechi, che hanno incominciato a coltivare questo formaggio verde e non sapevano cosa fosse. But after that the Spanish drained the lakes around Mexico. E quindi gli spagnoli a questo punto hanno incominciato a drenare il lago intorno alla città del Messico. However, spirulina grows in the remnants of those lakes today. Tuttavia, la spirulina cresce nei resti di questo lago ancora tuttora. In 1964, an expedition from Belgium and France crossed the Sahara Desert and discovered this. E una spedizione belgo-francese nel 1964 ha scoperto quello che voi vedete su questa diapositiva. The local people, the women of the Kanibu tribe, were harvesting spirulina from the lake and drying it in paddies in the sun and then selling it in the local market. E quindi le donne che cosa facevano? Le donne di questa tribù prendevano la spirulina da questo lago e la essiccavano e la vendevano sul mercato. Right. So this was a rediscovery of a spirulina 50 years ago. Quindi è così che è stata riscoperta la spirulina 50 anni fa. So in 1977 I was living in San Francisco, I still am today, and this was the first magazine article that came out about spirulina. E quindi nel 1977 io abitavo a San Francisco, dove comunque tuttora abito, e
è comparso questo primo articolo sulla spirulina in una rivista internazionale. So, you can see, just close your eyes and chew. E quindi che cosa dice questo articolo? Spirulina was... Chiudete i vostri occhi e masticate. Spirulina was introduced as the food of the future. E quindi la spirulina è stata presentata a noi come l'alimento del futuro. So this was pretty exciting for me. E quindi questo è stato molto eccitante per me, molto bello per me. And the algae awakening I had, which was this represented a path forward to contribute to the world. E quindi ho avuto questo risveglio dovuto alla riscoperta di queste alghe e quindi è stato questo, io ho cominciato a percorrere questo itinerario verso per dare un contributo al mondo. So, spirulina is one of 10,000 of species of algae. Quindi la spirulina è una delle 10,000 specie di alghe. Maybe hundreds of thousands, we don't know. Forse centinaia di migliaia di alghe, noi non lo sappiamo ancora. But it's the first photosynthetic life form, the foundation of life, and 20 times more productive than land plants. E quindi è la prima forma di vita fotosintetica, quindi il fondamento della vita, che è 20 volte più produttiva delle piante tradizionali. Più di 20 volte produttiva. So the excitement is, if you want to change the world, grow something that's 20 times more productive than anything else. E quindi la cosa bella della spirulina è che se voi volete cambiare il mondo, potete cambiarlo con questa alga che è 20 volte più produttiva di qualsiasi altra pianta. And this is a photo of Earthrise Farms in California, which we ultimately built as the first spirulina farm in the US. E questa è la fotografia che rappresenta la società, l'azienda, la prima coltivazione di spirulina che noi abbiamo aperto che abbiamo avviato in California, il cui nome è Earthrise. So, these are the resource advantages in land, water and energy. Questi sono i vantaggi della spirulina per quanto riguarda l'acqua, l'energia e la terra. So compared to these other foods, soybeans takes 16 times more land, corn 22 and corn grain-fed beef 190 per kilogram of protein produced. Quindi rispetto agli altri alimenti la spirulina prende pochissimo spazio perché voi li potete vedere che per esempio i semi di soia occupano 16 metri quadrati rispetto al grano che ne occupa 22 metri quadrati. So spirulina can double in 3 days. That's the first advantage. Quindi il primo vantaggio è che la spirulina può raddoppiare in 3 giorni. And secondly, you can harvest 100% of it. E quindi potete coltivare il 100% di spirulina. Quindi questo è il secondo vantaggio. And when you dry it, it's 60% protein. E quando poi essiccate la spirulina, ottenete 65% delle proteine. So that's why you get these tremendous advantages in land area over these other protein foods. Ecco perché avete questi enormi vantaggi in una zona di terreno agricolo rispetto agli altri cibi, agli altri alimenti. And similar for water. Even though spirulina grows in water, it uses much less to produce a kilo of protein. Quindi ovviamente la stessa cosa avviene per l'acqua, perché voi potete vedere che la spirulina, occupando una zona più piccola, può produrre una maggiore quantità di acqua rispetto agli altri alimenti. Plus, you don't need
fresh drinking water, although you can use it. You can use brackish water or alkaline water, which you cannot use for other crops. Ovviamente voi potete usare anche l'acqua salmastra, non soltanto l'acqua dolce, rispetto agli altri tipi di coltivazioni. You cannot use ocean water, but you can use salty water. Voi potete, ovviamente non potete usare l'acqua dell'oceano, ma potete usare l'acqua salata. So, when I realized this, it kind of blew my mind as to the possibilities for ecological food production. Quindi ovviamente tutto questo ha illuminato la mia mente per quanto riguarda la possibilità di poter avviare una produzione ecocompatibile. So that's why I say algae like spirulina can help create a future of abundance beyond scarcity with ecologically sound cultivation. Ecco perché io dico che la spirulina ci può aiutare a superare la scarsità che abbiamo sulla terra per creare un futuro con delle coltivazioni ecocompatibili. So, this is what got me started in spirulina. And this was our vision in 1977. Ecco come abbiamo avviato la nostra attività e qual era la nostra visione di questa attività per quanto riguarda la coltivazione di spirulina nel 1977. So, 2 points. Harness the amazing productivity of the first original life form, algae, and build the first commercial algae farm in the U.S. Quindi la prima cosa era ricercare, stimolare questa meravigliosa produttività della nostra prima forma di vita, e cioè le alghe, e inoltre costruire la prima produzione di alghe commerciale in America. And second, besides growing it for the first time, we had to sell it and create a market for it. E ovviamente, oltre la coltivazione della spirulina, noi dovevamo pensare anche a vendere la spirulina sul mercato. So, the vision was introduce algae to the health food consumers, raise awareness of spirulina as a superfood, and stimulate worldwide spirulina production, especially in countries where it's most needed. E infatti l'idea, la missione era quella di introdurre, presentare le alghe e quindi tutti i suoi benefici ai consumatori di cibo salutare, sensibilizzare verso la spirulina in quanto un alimento formidabile e anche stimolare la produzione mondiale, soprattutto in quei paesi in via di sviluppo dove la gente ha maggiore bisogno. So once again, these are the benefits, and you can read this: algae is an environmentally sound, nutrient-dense food and feed and biofertilizer. And it could address global climate change, drought, fresh water shortage, and soil depletion. E quindi questi sono i benefici della spirulina. Quindi è un'alga intesa come un cibo ricco di sostanze nutritive, ecologicamente sostenibile, quindi ecocompatibile, è anche un biofertilizzante e può aiutare ad affrontare i problemi del cambiamento climatico, la siccità, la scarsità dell'acqua dolce e anche il depauperamento del suolo. Okay. So, at the beginning, we were a small team of people. All'inizio, quindi, la nostra era un piccolo team di persone, una piccola squadra. There's my partner, Larry Switzer. Larry Switzer è mio partner. So, he was the original catalyst for the thing. Lui è stato il catalizzatore originale della nostra idea. Here's me in 1977. Questo sono io nel 1977. And we had algae scientist from UC Berkeley. E poi noi abbiamo anche reclutato uno scienziato che è esperto di alghe a Brooklyn. So there were 3 of us. Quindi eravamo in 3. But we needed money. Ma avevamo bisogno di soldi.
So Larry was really good at walking on his lips. E quindi Larry era molto bravo a parlare di questo. And we got an angel investor. E quindi noi abbiamo avuto, siamo riusciti a trovare degli investitori. And over the next 4 years, invested about $1 million in the first pilot farms. E quindi in questo modo nei primi 4 anni abbiamo, questi investitori hanno investito molti dollari nella nostra prima coltivazione di spirulina. So we moved from a pilot tank in Berkeley, California, down to the hot Imperial Valley of Southern California, right next to Mexico. Quindi noi ci siamo spostati dalla prima coltivazione pilota a Brooklyn, all'Imperial Valley in California. Yep, this is our first site. Questo è il nostro primo sito dove è avvenuta la prima coltivazione di alghe. And we built these first ponds out at the site, and we were just about to go into our first production when there was a 100-year flood, and we were wiped out. E quindi noi abbiamo incominciato a costruire la vasca per la coltivazione in questo posto dove vi era, che era stato colpito da un'inondazione di 100 anni. E quindi noi siamo stati, diciamo, questa zona è stata invasa da questa inondazione prima della prima coltivazione di spirulina. Yeah. There was about 20 square kilometers of flood. This high. L'inondazione ha colpito un'area di 20 metri quadrati. And so we had to move. E quindi dovevamo andare via, non potevamo più stare lì. We talked to our investors, said we need more money, and we had some more money. E so, quindi abbiamo parlato con i nostri investitori perché avevamo bisogno di più soldi. So at our second location in Imperial Valley, California, we demonstrated spirulina production for 3 years in 1978 through 80. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato un secondo sito sempre nell'Imperial Valley in California e abbiamo così incominciato ad avviare un nuovo progetto pilota dimostrando così la produzione della spirulina per 3 anni, dal 1978 al 1980. So we had a series of ponds, about 1 hectare in total of pond area here. E quindi avevamo una serie di vasche che occupavano circa 1 ettaro del terreno. And these are pictures of us setting up a harvest screen here and eating fresh spirulina that was being harvested. E quindi qui potete vedere dei sistemi per la coltivazione delle alghe insieme a un sistema di riscaldamento per le alghe, per la produzione delle alghe. So I want to encourage you to ask any questions at any time. Because I'm just going to go through this, but if you say, have a question, just ask it, okay? Se avete delle domande da fare, mi potete interrompere e io rispondo subito alle vostre domande. I would like to see some previous slides, because I didn't understand. How can it be a biofertilizer? How can algae be yes. a biofertilizer? Yes, you can grow live algae. Actually, they grow it in rice paddies in India and Asia, where the live blue-green algae grows right in the rice paddy, pulls in nitrogen from the air, and helps fertilize the plants. Allora, si possono crescere, come avviene per esempio in India, si possono coltivare le alghe in delle coltivazioni di riso e quindi che cosa succede? Che in queste coltivazioni l'alga prende l'azoto e quindi questo fa fertilizzare le piante. So you can grow live blue-green algae and then you can distribute it in the fields. E quindi potete coltivare le alghe, l'alga verde azzurra, e poi distribuirla nel campo, nei campi. And even when the water dries, the algae, many algae live in the soils. E quindi anche quando l'acqua viene drenata, si asciuga, l'alga continua a vivere nel suolo.
So there's quite good research on algae regenerating soil structure. E quindi ci sono delle ricerche molto, delle ricerche, delle buone, affidabili, che dimostrano come l'alga aiuta la rigenerazione del suolo. Ok. Is that an answer your question? Okay. Ho risposto alla sua domanda? Sì, sì. Grazie. Ok. Thank you. Okay, let's move a couple slides forward. Yes. Okay. Here? Okay. Right. So, we spent 3 years building a pilot plant facility in Imperial Valley, and then it was time to prove that we could sell the product to somebody. Quindi dopo 3 anni di progetto pilota nell'Imperial Valley, noi dovevamo capire come poter vendere questo prodotto. Because nobody had ever heard of eating algae. Perché and we had to get them to buy it from us. E quindi perché fino a quel momento nessuno aveva mai sentito parlare del fatto che si potevano mangiare le alghe, e quindi noi avevamo bisogno di vendere questo prodotto e quindi avere dei clienti. I mean, in the 1970s people had heard about eating seaweed, and of course in Asia people eat lots of seaweed, but microscopic algae was a totally strange concept. Ovviamente negli anni 70 le persone, per esempio in Asia, mangiavano già le alghe marine, ma ovviamente nessuno era a conoscenza della possibilità di poter mangiare queste microalghe. Mostly algae had a negative connotation, like pond scum in your swimming pool. Mm-hmm. Per esempio molte alghe avevano delle caratteristiche negative, e quindi non venivano considerate come un cibo salubre. So most people, when they hear about it, would say, yuck, why would you want to eat algae? Perché molte persone, pensando al luogo in cui venivano coltivate le alghe, quindi i luoghi sporchi, pensavano, ma come potete pensare che noi possiamo mangiare le alghe? È impossibile. Erano disgustati all'idea. So, our job was to find people who would like to eat it and educate them about why they should. E quindi quello che noi abbiamo fatto è stato quello di formare ed educare la gente a mangiare le alghe, perché contengono molti benefici per la salute. So we chose to introduce spirulina as a food supplement in the natural food market that was just beginning in the United States. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto la spirulina come un integratore alimentare nel mercato alimentare naturale che a quel tempo stava nascendo negli Stati Uniti. First of all, we needed to get a high price for it, and we sold it at the same price as a vitamin supplement. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, dovevamo venderlo a un prezzo elevato, e quindi l'abbiamo venduto allo stesso prezzo di altre vitamine. Right. We already knew how much it was going to cost to produce, so we needed to enter the market with the highest value rather than markets with low value. Quindi ovviamente noi sapevamo ormai quanto ci costava coltivare le alghe, e quindi a questo punto noi dovevamo entrare nel mercato e presentarci con il prezzo più alto e il valore più alto. So, for example, biofertilizers and animal feed were pretty low cost markets, but food supplements and nutraceuticals were the high price markets. Ovviamente i biofertilizzanti e quindi anche gli alimenti per gli animali erano degli alimenti a basso costo, ma i nutraceutici e quindi anche questi integratori alimentari avevano un prezzo molto più elevato. So we chose the label Earthrise because NASA had just released a photo of the Earth rising above the lunar surface, the famous Earthrise photo, and we adopted that for a new Earth rising from the source of life, algae.
E quindi noi abbiamo adottato l'etichetta Earth Rise, che praticamente vuol dire la rinascita della Terra. Abbiamo scelto anche questa foto perché era una delle prime foto che la NASA stava rilasciando per dimostrare l'atterraggio sulla Luna dei piloti. E quindi noi abbiamo scelto questa etichetta con questa foto, proprio per dare l'idea di come si potesse contribuire alla rinascita della Terra attraverso questo cibo formidabile. So this was our first advertisement in 1979 when we were selling tablets and powder. E quindi questa è stata la nostra prima pubblicità nel 1979, in cui noi vendevamo le compresse di spirulina e anche la polvere di spirulina. And of course we had to start at the very beginning, a new food for a new age, and talk about the beginning of time. Microalgae was the first, and just tell the story. Ovviamente abbiamo dovuto cominciare dall'inizio e quindi abbiamo dovuto incominciare a spiegare che cosa fosse questo cibo, come è stato scoperto, e quindi diciamo il titolo della nostra pubblicità, scusate, era un nuovo alimento per una nuova era. The oldest food on the planet, it's a productivity breakthrough, and it's really good for you. E quindi il cibo più antico della Terra, che presenta un progresso per quanto riguarda la produttività e ha i maggiori benefici sulla salute della gente. Era questo che noi incominciavamo a divulgare. So, you know, 1979, this is the beginning of the new age culture in America. So we are tapping into that culture to sell this product. E quindi il 1979 era l'età in cui erano gli anni in cui in America incominciava a svilupparsi la cultura New Age. Quindi, ovviamente, noi abbiamo incominciato a introdurre questo, diciamo, nuovo prodotto per quei tempi, per gli anni 70. And there were expos for health food products, and we attended all the expos and had tables set up to demonstrate the product. E ovviamente veniva esposto in tutte le mostre, in tutte le fiere, dove si pubblicizzava, dove venivano anche delle aziende che producevano del cibo sano e naturale per la gente. So, to build a production farm, we needed a lot more money. And we tried to raise money in the United States. E quindi ovviamente per poter costruire delle coltivazioni più ampie, più grandi, avevamo bisogno di più soldi. E quindi che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto raccogliere soldi negli Stati Uniti. We tried writing business plans for venture capital firms that were doing the beginning of tech deals, technology deals in California. But that didn't work. E quindi noi abbiamo incominciato a scrivere dei business plan per alcune aziende che si occupavano di impianti tecnologici in America, ma non ha funzionato bene. It didn't work because this wasn't technology, this was seen as agriculture, and they didn't invest in those kind of deals. E quindi ovviamente questo non ha avuto successo, non ha funzionato, perché questa veniva vista come una tecnologia agricola, e quindi queste venture capital non avevano un interesse. Agriculture didn't offer the profit margins that the technology investors were looking for, and they were right. E quindi perché non avevano interesse? Perché l'agricoltura non poteva dare gli stessi profitti che poteva dare un sistema tecnologico avanzato. We would never be able to return on investment in the short time period they required. E ovviamente non saremmo mai stati in grado di avere un ritorno sugli investimenti in un breve periodo di tempo. So we went to Japan looking for money. E quindi siamo andati in Giappone a cercare soldi. In that time there were only 3 or 4 companies in the world that were growing algae commercially. E quindi a quel tempo c'erano soltanto 3 o 4 aziende nel mondo che coltivavano le alghe.
And Dynippon Inc. and Chemicals of Japan had set up a spirulina farm in Thailand. E quindi questa società si chiama la Dynippon Inc. and Chemicals, ha incominciato a costituire dei partenariati in Giappone per quanto riguarda la coltivazione di alghe. They had they're a big, huge chemical company with a small biochemical division. Era una grande società chimica, azienda chimica, con un piccolo dipartimento di biochimica. And the biochemicals division was interested in extracting food color from spirulina. E il dipartimento di biochimica era interessato a estrarre il colore della spirulina. Spirulina is a blue-green algae. And it is an incredible, unusual source of blue color. Perché la spirulina è un'alga verde azzurra, quindi è una fonte formidabile per la produzione di una specie particolare di blu, di azzurro. And in Japan at that time, the regulations required natural, not synthetic chemical colors. E a quel tempo si richiedeva in Giappone una produzione naturale di colori e non sintetica. So, the name of the company, Dynippon Inc., really means ink. They're the largest ink producer in the world. E quindi dal nome che è Dynippon Inc., ink in inglese significa inchiostro, proprio perché loro erano produttori di questo particolare colore di blu, sfumatura di blu. So, our small group, our company name was Proteus, we formed a joint venture with Dynippon and we started Earthrise Farms. E quindi il nostro piccolo gruppo, che aveva il nome di Proteus, ha fatto un partenariato con la Dynippon e quindi abbiamo fondato insieme la Earthrise con una produzione su vasta scala. So we started with our pilot farm and we had these modules and we moved to a new site ultimately that became Earthrise Farms. E quindi noi siamo partiti con una piccola coltivazione pilota per poi ingrandirci in quello che siamo adesso, che è rappresentato nella seconda fotografia. 40 hectares. È una coltivazione di 40 ettari. Ok, so here's how it expanded year by year as we built a market. We put in more ponds, 85, 88, 90, 95. E quindi questa diapositiva vi mostra in queste quattro foto l'evoluzione della nostra azienda Earthrise negli anni. Quindi siamo partiti con piccole vasche e poi piano piano negli anni 1985, 88, 90 e 95 siamo arrivati a una grande produzione di vasche. So you can see these ponds are open ponds. They're called a raceway style pond. Mm-hmm. Come potete vedere, queste vasche sono delle vasche diagonali. And the water is pushed around by paddle wheels around a loop. E sono divise all'interno e poi ci sono delle pompe che spingono l'acqua all'interno della vasca. There's very few algae that you can grow outdoors in a pure culture. Ci sono pochissime specie di alghe che possono essere coltivate all'aperto con una coltivazione pura. Most algae, if you grow outside, will be a mix of all kinds of local algae. Se voi coltivate delle alghe, la maggior parte delle alghe all'aperto, alla fine avete una coltivazione formata da un misto di alghe locali. So, how do you grow just one kind that you can extract? That's the difficulty of growing algae.
Quindi la difficoltà di coltivare le alghe è quella di coltivare un solo tipo di alghe da poter poi estrarre il prodotto finale. The reason why you can grow spirulina outside is that it's called an extremophile. Extremophile. It grows under extreme conditions. Ok, quindi il motivo per cui è possibile coltivare soltanto la spirulina è perché la spirulina può essere coltivata in condizioni climatiche estreme. It grows in special lakes in East Africa, in Mexico, in Burma, in South America. Può essere veramente coltivato ovunque, in laghi speciali, in Sud America, in Africa orientale, dappertutto. These lakes are highly alkaline, pH 9 to 11. Questi laghi hanno un alto contenuto di alcalina e hanno un pH tra il 9 e l'11. So, you have to recreate those conditions to grow spirulina. Quindi dovete ricreare queste condizioni per poter coltivare la spirulina. But other algaes you'll need to have photobioreactors and tubular systems to control and keep out contaminant algae. E ovviamente per altri tipi di alghe voi avete bisogno di fotobioreattori o comunque di altri impianti che possano controllare la coltivazione delle alghe. Most algae grows at pH 7, 8 or 9. But when you grow at pH 9, 10 or 11, it's hostile to most other algae, so spirulina grows really well, takes over the culture. E quindi ovviamente è possibile allevare con un pH 7, 8 e 9, ma ovviamente è meglio coltivare le alghe da un pH 9 e 11 perché in questo modo la spirulina può crescere la sua coltivazione. Right. Anyway, it's not easy at all, but it's possible. Non è assolutamente semplice, ma è possibile. Io ho una domanda. A question. Yes, question. Come mai nella slide si vede che c'è un passaggio dalle vasche che sono tonde alle vasche che qui sembrano squadrate? Non so se... Why are they the same kinds of ponds? Because I can see that here there are squared ponds and here we have sort of oval or yes. Different shapes of ponds. Well, they're approximately the same size, but the difference is different pond techniques. The water has to go around without creating a dead spot. Mm-hmm. Praticamente hanno la stessa grandezza, ma è la tecnica brutta, e quindi questa bevanda che noi offrivamo aveva il gusto di un succo di frutta. So that's how we would sell it in stores to give people a taste test. Ecco perché in questo modo noi lo vendevamo nei magazzini, nei supermercati, dopo che la gente l'aveva provato. But we didn't stop there. We had products for birds, for dogs and cats and pets, and even for aquaculture. E quindi ovviamente non ci siamo fermati a questi prodotti, ma abbiamo prodotto la spirulina per animali come gli uccelli, oppure i gatti e i cani, ma anche la spirulina per l'acquacoltura. So these products just as expensive as these products because they're supplements. You know, pet foods are just as expensive as human foods because people love their pets. Ovviamente questi prodotti qui per gli animali avevano lo stesso prezzo, quindi erano altrettanto costosi quanto questi prodotti, questi integratori alimentari, perché voi sapete bene che gli integratori alimentari sono costosi, ma anche il cibo per gli animali è costoso perché i padroni amano i propri cani, quindi vogliono offrire il miglior alimento possibile. Now, when Earthrise Farms reached 40 hectares, we were producing 500 metric tons dry weight per year. 500 metric tons. 500 metric tons, mm-hmm. Dry weight. Mm-hmm.
Quindi ovviamente quando Earthrise ha raggiunto i 40 ettari era in grado di produrre 500 tonnellate metriche di alghe, di coltivazione di alghe. And most of that we sold in bulk form, like tons, to other manufacturers and other countries. E noi lo vendevamo queste produzioni, queste alghe, in massa a dei produttori che poi l'avrebbero trasformata. At least half of it was sold to Japan to develop, the Japanese could develop the Asian and other markets. E la metà di questa coltivazione veniva venduta in Giappone perché poi il Giappone lo poteva trasformare le coltivazioni per i mercati asiatici. So the amount of spirulina in our products was relatively small, but to promote spirulina we wanted to promote our products. Quindi ovviamente anche se non avevamo una vastissima gamma di prodotti, comunque abbiamo promosso una grande campagna pubblicitaria per promuovere questi prodotti. Because these have the highest profit margin, which we needed. Perché questi prodotti hanno il massimo margine di profitto ed è quello di cui noi avevamo bisogno. Okay, thank you. Okay. So, over 2 decades, we produced Earthrise brand label products for 30 countries around the world, and these are some of the labels here. Quindi su questa diapositiva potete vedere le etichette dei prodotti che noi abbiamo sviluppato in 2 decadi e quindi Earthrise ha prodotto propri prodotti di marca che sono stati distribuiti in America e in 30 paesi in tutto il mondo. We had brands in Slovenia, Macedonia, pretty remote places, but our biggest market was China. Ovviamente avevamo mercati in Slovenia, in Macedonia, quindi mercati molto lontani dall'America, ma il mercato principale era la Cina. We sold a huge amount under this brand in China to open the China market. Per poter entrare nel mercato cinese abbiamo venduto grandi quantità di questo prodotto che è il secondo che ha appena mostrato. Yeah, from 1994 through 1998, 4 years, we sold through a network marketing company in China. Quindi dal 1994 al 1998 noi abbiamo venduto a molte società cinesi. You know, like people to people, like the big abbiamo Amway, organizzato Shackley, una grande campagna di marketing, quindi anche creando delle campagne diciamo in cui right. cercavamo di spiegare il tipo di prodotto che noi volevamo vendere. This marketing system exploded in China in the 1990s. E questo sistema di marketing negli anni 90 è esploso in Cina. And then in 1998 the Chinese government shut it down. E nel 1998 il governo cinese l'ha chiuso. All of the network marketing companies, all of the big ones were in China, and they shut it down because they couldn't control it. Uh-huh. E quindi il governo cinese ha chiuso queste società di marketing che ci appoggiavano nella pubblicità perché non potevano avere un controllo su queste società di marketing. But meanwhile, China started to grow spirulina and today is by far the world's largest producer of spirulina. E quindi da quel momento in poi la Cina ha incominciato a produrre la spirulina e adesso la Cina è il mercato più grande di produzione di spirulina. Okay, next. So, here are some of the articles and advertisements that we produced over the years. Questi sono degli articoli che sono usciti su alcune riviste internazionali durante gli anni in cui noi producevamo la spirulina. And some of them were business articles, but most of the articles talked about health benefits. Molti erano degli articoli a scopo commerciale, ma molti di questi articoli parlavano dei benefici della spirulina sulla salute. And the benefits were supported by
an incredible amount of scientific research all around the world. E quindi tutti questi articoli poi sono stati supportati da molte ricerche scientifiche in tutto il mondo. So we're going to review the health benefits, but it's far more than just high protein. It's incredible health benefits. So I would write articles about the health benefits and give them to the magazines, give them some money to put our ad in that magazine. E ovviamente gli effetti, i benefici sulla salute sono enormi, non è soltanto una questione di proteine, ma gli effetti sulla salute sono veramente tanti. E nel momento in cui ho venduto questi articoli a queste riviste, l'ho fatto perché veramente credevo negli effetti benefici della spirulina sulla salute. Ok. Yes, question. Dal punto di vista calorico, cioè proteine ok, abbiamo visto, però per le calorie how many calories do they produce? Quante calorie per grammo? Cioè, it's a low calorie food because it's low in fat. Only 5% fat. So actually quite low calorie food. For a protein food, it's about the lowest calorie food. È un alimento con un contenuto bassissimo di calorie perché contiene all'incirca 1,5% di grassi. So you would not eat spirulina as your only food. You still need sources of relatively cheap energy like sugars and starches. Ovviamente non si può pensare di mangiare soltanto la spirulina come unico elemento, ma ha bisogno di essere integrato con altri cibi, diciamo, un po' più economici che danno più energia, come per esempio lo zucchero. But spirulina is a perfect food for fasting. Mm-hmm. Fasting. Uh-huh. Ma la spirulina è il cibo perfetto per quando si fa il digiuno. Cleansing. Fasting. Perché aiuta a pulire l'organismo. So to help promote, I wrote this book, Earth Food Spirulina, in 1989. Quindi nel 1989 io ho scritto questo primo libro dal titolo Earth Food Spirulina. And it was translated in 7-8 languages, and this is Myanmar. Ed è stato tradotto in 78 lingue, tra cui c'è anche una lingua asiatica. And then I redid the book in 2010 and renamed it Spirulina World Food. E poi ho scritto nel 2010 ho scritto un altro libro, Spirulina World Food. I'll bring that in tomorrow. Che io porterò domani. Yeah. So it tells the whole story. And that was good because when we had distributors in these countries, they would republish the book in their language to help them sell the product. Ovviamente questa è una cosa ottima che sia stato tradotto in più lingue perché appunto verranno rivenduti questi libri, verranno ancora una volta pubblicati in modo che sarà possibile anche vendere i prodotti a base di spirulina. This is an Italian edition here. Mm-hmm. This is a Italian edition. Ah, questa è l'edizione italiana. Okay. Okay. Okay, so this is how we promoted spirulina's health benefits. Quindi questo è stato come noi, questa diapositiva mostra come noi abbiamo promosso gli effetti benefici della spirulina sulla salute. And we always said that it comes from 35 years, now it's 35 years, of international scientific research and customer experience. Ovviamente noi abbiamo sempre detto e diciamo sempre che i suoi benefici sulla salute, gli effetti benefici della salute, della spirulina sulla salute, risalgono a 35 anni fa, in quanto c'è stata un'esperienza diretta da parte dei clienti e tutti questi benefici sono stati comprovati da ricerche mediche scientifiche pubblicate a livello internazionale. So there is scientific research behind all of these medical claims. Quindi qui si leggono appunto quelli che sono gli effetti benefici della spirulina sulla salute.
So the elements in spirulina, phycocyanin, which is algae blue, the blue color, is amazingly important. Quindi ovviamente tra questi, questi sei più importanti benefici sulla salute derivano dalla ficocianina che praticamente è dato dal colore blu dell'alga che è estremamente importante. Yeah. Algae blue. There's no other source of this element except in blue-green algae. Questo elemento, la ficocianina, può essere ottenuto soltanto dal colore blu dell'alga. Polysaccharides is the cell walls of the spirulina spiral. I polisaccaridi sono le pareti cellulari della spirulina. Now, if you remember, spirulina is so old as a blue-green algae, it evolved before life created a nucleus with a cell wall. Quindi ovviamente la spirulina è così antica che si è generata prima della costituzione delle cellule. So, algaes like chlorella, green algaes, have a nucleus and a hard cellulose cell wall to protect the nucleus. This was a billion year evolution. Questa è stata un'evoluzione negli anni in cui la spirulina ha avuto un nucleo, si è sviluppata in un nucleo con la protezione della parete cellulare. But that hard cell wall is not so easy for the human body to digest. Ovviamente questa parete cellulare abbastanza robusta, abbastanza spessa, non è molto facile da digerire da parte del corpo. But these beautiful blue-green algae spirals have the cell walls are held together by mucopolysaccharides. And they have also amazing health benefits. E ovviamente queste fantastiche spirali blu azzurre sono piene di polisaccaridi che sono importanti per la salute. And spirulina is completely digestible. E la spirulina è un elemento digeribile, facilmente digeribile. Right. Also is rich in antioxidants and other nutrients. So a 3-gram serving per day, that 6 tablets do these important things. Quindi ovviamente la spirulina è piena di antiossidanti e fitonutrienti e quindi in una dose di 3 grammi al giorno voi potete avere dei benefici sulla vostra salute e questi 3 grammi al giorno corrispondono a 6 compresse di spirulina che ovviamente okay. Producono tutti questi benefici sulla salute. So promotes and stimulates the immune system. A lot of research, especially with animals, young animals, shows how that works. Molte ricerche su animali e su animali giovani hanno mostrato come la spirulina può promuovere e stimolare la protezione del sistema immunitario. Restores and enhances beneficial intestinal flora. Ristabilisce e migliora la flora intestinale. And this is really important when spirulina is used as a food to fight malnutrition. E questo è molto importante quando la spirulina viene utilizzata come alimento per combattere la cattiva alimentazione. Because most malnourished children have lost the proper intestinal flora to digest complex foods. Ovviamente i bambini malnutriti non hanno perso la flora intestinale, quella buona, per poter digerire il cibo un po' più complesso. So you can't feed them powdered milk, it won't work. E quindi anche dando del latte in polvere non funzionerà, invece la spirulina può aiutare a ristabilire questa flora intestinale buona, la buona flora intestinale. So if you start with spirulina, it rebuilds proper intestinal flora, so then the malnourished person can absorb nutrients from the other food they get. E ovviamente in questo modo con la spirulina è possibile ristabilire la flora intestinale e così la persona malnutrita potrà poi riuscire a trasformare e assorbire tutti quegli elementi nutritivi importanti per il suo sviluppo e la sua crescita. Yeah. Healthy
Healthy intestinal flora is the foundation of your health. Perché ovviamente la flora intestinale buona è il fondamento della vostra salute. Third, enhances the body's own healing response with the phycobilins, which is the same as the phycocyanin. E ovviamente migliora la risposta di guarigione del vostro corpo con la ficobilina, che è la stessa cosa della ficocenina. This is why many athletes take spirulina. Infatti questa è la ragione per cui molti atleti prendono la spirulina. Athletes are always stressing their body and they need to recover from stress quickly to be able to compete. Spirulina helps. Ovviamente gli atleti soffrono di un grande stress a livello del fisico, quindi loro devono ristabilirsi velocemente per partecipare alle gare. It helps your body's ability to heal from wounds and infections. La spirulina aiuta il corpo a rispondere alla guarigione per quanto riguarda le infezioni e ferite. For example, one of the most famous American athletes today, Kobe Bryant, basketball player, uses spirulina to help him recover from injuries. E infatti Kobe Bryant, uno dei maggiori atleti americani che gioca, è un giocatore di pallacanestro, utilizza la spirulina. I visited China a few times, but I was there in 1997 and I visited the Chinese Olympic training facility. Io sono stato in Cina nel 1997 quando ho visitato la struttura di allenamento per le Olimpiadi. We wanted to talk to them about adding spirulina to their athletes. Noi abbiamo detto loro che era importante dare la spirulina ai loro atleti. So I sat around the table with the coaches. And this was a facility with 3,000 people training for the Olympics, everything from divers to ping pong players. And they listened carefully to everything I had to say about spirulina. E io mi sono seduto ad un tavolo insieme agli allenatori. Immaginate che qui c'erano 3.000 persone che si allenavano per le Olimpiadi in diversi settori di specializzazione sportiva, e quindi ho incominciato a parlare degli effetti benefici della spirulina sugli atleti. So they were very polite, they listened to me, and then I asked them, well, is this something you're interested in? And they said, well, we're already using spirulina. E loro mi ascoltavano attentamente e con molta educazione, poi alla fine io ho chiesto loro, ma allora la trovate interessante? Trovate la spirulina interessante? E loro mi hanno risposto, noi già utilizziamo la spirulina. They said all their athletes are taking at least 10 grams a day. Tutti i loro atleti prendevano circa 10 grammi al giorno di spirulina. And we know from our experience that it helps them train harder and faster and longer without as much injury or illness or sickness. E ovviamente dalla nostra esperienza noi abbiamo dimostrato che è possibile riprendersi da malattie, da possibili infezioni, è possibile ristabilire delle ferite prendendo l'insulina per un po' di tempo. But of course they said we don't tell anyone because this is our secret information. Ovviamente loro ci dissero, no, noi non, ovviamente non lo diciamo a nessuno, non diciamo a nessuno che utilizziamo la spirulina perché questo è il nostro segreto. So then I asked them, where do you get your spirulina from? E quindi ho chiesto loro, e dove prendete la spirulina? And they said, well, don't tell anyone, but we have our own spirulina farm inside our facility. Oh, e loro mi hanno detto no, non ditelo a nessuno, non dirlo a nessuno perché noi abbiamo la nostra coltivazione di spirulina nella nostra struttura. But we don't want the local people to know because we don't want them coming for our spirulina. E noi non vogliamo che la gente del posto lo sappia perché altrimenti verranno qui e vorranno la spirulina. So
There is a lot of evidence how spirulina helps athletes and helps them heal faster. E quindi questo ha dimostrato, e questo dimostra che comunque la spirulina può aiutare il sistema di guarigione di una ferita del proprio corpo. So, and today there are dozens and dozens of farms all over China producing more than half of the world's production of spirulina. E questo è il motivo per cui in Cina ci sono tantissime aziende che producono prodotti a base di spirulina. E la Cina, come ho detto prima, è il più grande produttore di spirulina al mondo. Yes. One question. Un po' di giorni fa ho proposto la spirulina a un'atleta professionista dove fa gare a livello. L'obiezione che mi ha risposto è detto, ma io vengo messo spesso a controlli antidoping, assumendo tante proteine, non corro il rischio di essere accusato di doping. So I suggested some days ago, I suggested an athlete to take a spirulina, and he told me, but since I undergo frequent anti-doping tests with a large amount of proteins, so should I run the risk to be blamed for some problems due to spirulina? I don't think so. Spirulina is a natural food. I don't think the doping tests are looking for nutritional substances, are they? No, non credo che la spirulina abbia di questi effetti, perché comunque è un cibo naturale, per cui lui non ci sarebbe un sovraccarico di proteine per il suo test antidoping. Quindi non credo che possa correre questo rischio. Because remember, if you're taking 10 grams a day, which is a lot of spirulina, it's only 6 grams of protein, which is not really that significant. Perché con 10 grammi di spirulina comunque tu prendi 6 grammi di proteine, quindi non è tanto alla fine. Yeah. This is important. Strengthens neuroprotection and promotes anti-aging. It's important for a part of the world that's getting older. Quindi quest'altro elemento è molto importante per le persone anziane, perché la spirulina rafforza la protezione neurologica e promuove l'antinvecchiamento. You know, there's a lot of information about blue foods, blueberries, pomegranates, things like that, but nothing is as blue as the phycocyanin in spirulina. Ovviamente voi sapete che ci sono il cibo blu viene promosso, come per esempio i mirtilli oppure il melograno, ma niente può essere migliore della spirulina, che contiene ficocianina, che è il cibo blu per eccellenza. There's been a lot of research, of course, with rats, because rats are just like people. Ovviamente ci sono state molte ricerche, molti studi che sono stati fatti sui topi, perché i topi hanno un sistema simile a quello dell'uomo. And rats age much faster than people, and they're a very good model for that reason. E quindi i topi invecchiano molto più velocemente delle persone, e quindi sono un buon esempio per poter dimostrare gli effetti benefici per quanto riguarda l'antinvecchiamento sulle persone. But they've tested the developments, the various factors in rats' brains, compared to control group, a group with blueberries and a group with spirulina. Spirulina is far more effective at preventing degeneration of brain tissue. E ovviamente sono stati fatti due studi su due gruppi di controllo, uno a base di cibi come il mirtillo o i lamponi per esempio, e un altro gruppo che ha preso la spirulina, e questi due studi hanno dimostrato che per quanto riguarda la degenerazione cerebrale, ovviamente la spirulina aveva degli effetti benefici, quindi rallentava molto la degenerazione cerebrale dei topi che avevano preso spirulina rispetto ai topi che invece avevano preso mirtilli o lamponi. So, it's a pretty big market, because nobody with money wants to lose their mind at the end of their life when life is good.
E ovviamente questo vi apporterà tanti soldi, perché le persone con i soldi ovviamente non vogliono arrivare alla, in età avanzata, con una degenerazione cerebrale, quindi loro vogliono godersi i loro soldi essendo lucidi fino alla fine. Quindi è un buon mercato. Spirulina, as I said, is a great food for fasting and cleansing, because like chlorella, spirulina detoxifies pollutants, heavy metals and radioactive compounds. E come ho detto prima, la, la spirulina aiuta molto nelle, nel momento in cui facciamo del digiuno, perché aiuta a, a pulire il, l'organismo, a detossificare gli agenti inquinanti, i metalli pesanti e composti radioattivi. Right, the chlorophylls and the phycocyanin have an ability to bind toxic elements, so you discharge them through urine through the body. E quindi la, proprio la ficocianina ci aiuta a, a espellere questi metalli pesanti o queste sostanze radioattive inquinanti dal nostro corpo. È questa forma di compresse o polvere in cui si possono assumere 3 grammi di dose al giorno, che è quella consigliata per avere i migliori benefici sulla salute. So, I mean, you can add it to pasta, because people are used to spinach pasta. So it's green. People go, that's cool. But it's like adding paint pigment to anything. Ovviamente si può aggiungere alla pasta, perché la pasta poi magari assumerà un colore verde, ma la gente è abituata comunque a mangiare la pasta con gli spinaci, quindi diciamo non sarà proprio sconvolgente questo, quindi lo si può fare. And you can add it to things like snack bars made of chocolate, because chocolate is dark and you don't see it. That's good too. Si può anche aggiungere a delle barrette di cioccolato, perché il cioccolato è scuro e quindi ovviamente il verde non verrà fuori, quindi si mangerà più facilmente. So that's the trick of putting it in foods. E questo è il trucco per cui si mette nel, nel cibo. Right. Volevo aggiungere una cosa. Anche noi, come un po' ha fatto Robert Erickson tanti anni fa, stiamo testando vari prodotti come pane, pasta, biscotti, taralli, un po' i nostri prodotti tipici, tradizionali, tipici. Addirittura abbiamo fatto la pasta ripiena, fresca, con la ricotta, un po' per testare noi i prodotti e un po' anche per testare la risposta del potenziale cliente. E la risposta è assolutamente positiva. Anzi, That's right. It'd be great. Spirulina tastes okay in other foods, it just looks green, and you have to have a green food acceptability. And green pasta is good. E quindi ovviamente la spirulina, il problema della spirulina è che rende il cibo verde, quindi nel momento in cui avete questo buon livello di accettazione del colore verde nel cibo, voi potete assumere spirulina quanto volete. Sì, ci si può divertire. L'associazione, fino a qualche anno fa, il pistacchio era un ingrediente quasi sconosciuto. Cioè adesso io lo sto dicendo praticamente per tutto, è un colore, sicuramente, cioè, perché lei, come lo vogliamo chiamare, però alla fine, cioè qualche anno fa, noi abbiamo appreciato a lot, sinceramente, until some years ago, questa cosa non mi sta eat it, because it was green. Right. So, that's why I am not afraid of the green color now. No, io ho fatto questa domanda, perché se viene somministrato esclusivamente sotto forma di, non so, compresse, polveri, io penso che molta gente lo veda, sì, in realtà è una cosa farmaco, siccome io penso che ci sia quasi una riluttanza a dire, cioè se prendo una cosa che somiglia a un farmaco, lì che sono malato. Allora, no, io quello che faccio dal mio risultato, io tante volte ho bisogno di qualcosa, però allora se invece me la passi come alimento, io non la prendo più volentieri, cioè allora non era casuale la domanda, anzi era provocatoria, cioè spingiamo in quella direzione, o meglio, in entrambe le direzioni. Oh yes. Cioè, se vogliamo che arriva la massa, cioè se vogliamo che sia sempre una cosa solo una cosa che si possono permettere alcune persone, allora vabbè, decidiamo che è così. Però se vogliamo, ma io stavo bella, non possiamo dimenticare.
No. Anyway, comunque tradotto. Yeah, I got it. You're right. Capito, tomorrow we'll get into new forms, including fresh spirulina, which is more like a food. Nuove forme di spirulina, di prodotto a base di spirulina fresca, che è proprio un alimento. But taken as a tablet, the first question that we had in our ads is spirulina a food or a vitamin? We asked that question in our advertising.